Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il dissing tra Fedez e Tony F continua senza sosta. Dopo le provocazioni sui social e le rime di 64 bars del rapper romano, ieri sera è arrivata la risposta in barre di Federico Lucia. Il tono ricorda un po' gli anni 90 con frecciate alla Roxanne, Shan, Tutti F.O., Snoop Dogg o Eminem, ma il gossip è tutto italiano. Fedez, rispondendo alle critiche del collega, ha scritto: «L'infanzia difficile di un benestante, un pezzo contro Tony in cui non risparmia accuse su vari aspetti della sua vita. Si parla di ex mogli, razzismo, droga e ex famose, tra cui Taylor Mega e Chiara Biasi. Quest'ultima non ha gradito affatto una frase del brano che la coinvolgeva direttamente». Fedez non ha usato mezzi termini nel suo dissing, avvertendo Tony F che sarebbe arrivato con qualcosa di pesante. Il risultato è una serie di frecciate velenose intrise di rancore e gossip, che musicalmente funzionano bene e per molti segnano il ritorno alle origini del rapper milanese. Tuttavia, dal punto di vista etico, c'è chi ha criticato il coinvolgimento di tante persone, soprattutto donne, nel dissing tra i due artisti. Oltre a Chiara Ferragni e Vittoria Ceretti, menzionate da Fedez, anche Chiara Biasi è stata coinvolta. La risposta di Chiara Ferragni su Instagram è stata enigmatica ma significativa, tanto da essere poi cancellata. Resta il dubbio su chi fosse rivolta e perché sia stata eliminata. Il dissing tra Fedez e Tony F continua a tenere banco, con frecciate e rime che fanno di...